questo. Perché non lasciarlo morire così, senza soffrire? È giusto tentare, c'è davvero una possibilità. O è tutta un'illusione? E che vita gli si prospetta, nel migliore dei casi? Le domande tornano sempre, sempre le stesse. E più si accumula l'esperienza, più le risposte si fanno sfumate, incerte. E le scelte empiriche. Quasi che in questo crudele e splendido lavoro si debba alla fine decidere che la vita umana non più in base a conoscenze scientifiche, ma secondo il feeling, l'umore del momento. Una specie di lancio della monetina che a volte contrabbandiamo come fiuto clinico. E ancora una volta, idealmente, la tiriamo con la monetina. Testa. Proviamoci. L'operiamo in tre chirurghi. Guadagnare tempo e non dover dare un'anestesia prolungata. Ma è la lesione cerebrale quella che più preoccupa. Mentre opero, cerco di immaginare l'incidente. Riesco a rivedere al rallentatore l'esplosione. Centinaia di frammenti metallici che penetrano nella carne a velocità folle. O il coma che arrivano improvvisi. Benvenuti a togliere possibilità alla sofferenza. Premuta.